Amici amici di MonteDiProcita.com, siamo a Bacoli e siamo con il consigliere Monica Carannanti. Allora, questa sera appuntamento particolarmente importante, si parla di no alla violenza con un diciamo con degli ospiti davvero importanti. Sì, salve, buonasera. Diciamo che il messaggio che si vuole lanciare è appunto, insomma, la non violenza nello sport, ma soprattutto una sana competizione nello sport, che sia calcio o che sia qualsiasi altro tipo di attività. Ci tengo, insomma, a sottolineare e ringraziare, insomma, tutti quelli che hanno partecipato a questa manifestazione, anche perché, insomma, sono tanti e ognuno di loro ha accettato senza remore all'appuntamento, insomma, che si previstava per stasera, dai giornalisti agli sportivi agli educatori, quindi veramente grazie a tutti quanti. Noi stasera siamo qui per lanciare un messaggio importante, no alla violenza, ma soprattutto ricordarci, insomma, che lo sport è vita, quindi non può prescindere da altro. Ecco Monica, io prima ascoltavo le parole della mamma Antonella, così mi piace ricordarla, poi leggi magari su internet di alcuni genitori che vanno a vedere le partite dei ragazzini, dei figli piccolini e magari si arrivano ad azzuffarsi. Cose che proprio, diciamo, non dovrebbero succedere. Non proprio succedere, perché è un momento tutto del bambino, qualsiasi cosa accada, si vinca o si perde, lanciare il messaggio ai bambini che il risultato non è fondamentale, nel senso che l'importante è l'impegno che uno mette nelle cose che fa e la voglia di fare sempre meglio, ma non il risultato deve perciò scaturire momenti di violenza, assolutamente. E con me, a fianco a me, sono davvero emozionato perché ho onorato, cioè, la presenza della signora Leardi. Allora signora, una nuova manifestazione per ribadire il concetto dello stop alla violenza nel mondo del calcio, ma in generale. Sì, purtroppo diciamo in generale, perché l'accaduto del 3 maggio non ha niente a che vedere con il mondo del calcio, ma là è stato un atto estremo di terrorismo puro. Lo posso garantire perché l'ho vissuta all'epoca, lo sto continuando a vivere e man mano che andiamo avanti ne ho sempre di più le certezze. Però basta avere risentimenti, basta marciare su cose che dividono il calcio. Il calcio deve avere una divisione agonistica, ma dopo di ciò dobbiamo essere amici, perché la parola odio porta solo morte, violenza e disastri, e uno di questi disastri è stato appunto mio figlio. Signora, so che lei si sta spendendo molto per questa causa, riesce a vedere attorno a sé i risultati, degli effetti positivi che possano far sperare per qualcosa di meglio in un prossimo futuro? Certamente sì, queste manifestazioni che si fanno continuamente ormai da un anno e mezzo e più forse, dico che quasi quotidianamente si fanno queste manifestazioni, quindi vuol dire che le persone hanno sete e hanno voglia di un cambiamento. Quindi il positivo è proprio questo. Queste riunioni che molte volte sono fatte di bambini, ieri sono stata a una manifestazione, c'erano 1500 bambini, questo è il positivo di ciò che è accaduto. Loro magari volevano che finisse in una tragedia. Forse Ciro è stato scelto perché il Signore abitava nella nostra vita, nella nostra casa, nei nostri cuori, e quindi noi come figli di Dio portiamo solo avanti parole di pace e d'amore. Ecco, questa sua testimonianza dà anche il senso, al di là dello sport, per quello che sta accadendo oggi nel mondo, sembra che tutti vogliano farci rassegnare alla parola della violenza, invece non deve essere così. Assolutamente, chi si rassegna a questa orribile parola vuol dire che è vuoto, che non ha più vita dentro, e quindi io dico, invece di rassegnarci alla parola odio, affidiamoci alla parola amore, cerchiamo di amarci anche nel quotidiano, nelle piccole cose, un poco di più, e vediamo che il mondo sicuramente inizierà a risorgere. Siamo con il giornalista Mimmo Malfitano. Allora, dicevamo Mimmo, sembra quasi una verità assoluta quello dello sport contro la violenza, però bisogna ribadirlo tutte le volte, bisogna essere anche molto convincenti. Guarda, io parto dal presupposto che nulla è ripetitivo quando si parla di violenza, soprattutto nello sport, ma questo andrebbe fatto anche nel sociale.
perché noi stasera ci troviamo qui, perché affrontiamo l'argomento ricordando quello che è stato l'evento tragico di Ciro Esposito, no? Ma in effetti la violenza è radicata nel calcio più che nello sport, ed è lì che bisognerebbe agire in maniera decisiva, in maniera convinta. Purtroppo mi rendo conto che spesso e volentieri sarò anche un po' retorico nel dire certe cose, però la verità è quella che le leggi ci sono, ma l'applicazione che manca. E fino a quando noi avremo una persona, mi sposto un attimo dallo sport perché è l'emblema di quello che può essere le conseguenze di una violenza, di un uomo che muore di infarto perché lo Stato gli impone di dover risarcire i due rapinatori che lui aveva ferito, credo che sia il riassunto di come sia sbagliata la giurisprudenza italiana. Quindi nello sport dovrebbero essere applicati dei principi molto più drastici. Credo che negli ultimi anni un po' si sia ridotto questo fenomeno, perché il Ministero degli Interni ha dato una stretta e quindi di conseguenza ci sono più controlli, e poi devo dire che chi generava violenza in passato è molto più attenzionato, per cui difficilmente si possono rivedere negli stadi episodi, diciamo, di violenza gratuita assoluta. L'episodio che riguarda quello che discuteremo stasera è relativo ad una finale di Coppa Italia ed è avvenuto a qualche chilometro dallo stadio, diciamo, dove praticamente si era un po' fuori controllo, anche se in quell'occasione ci fu un servizio d'ordine direi un po' più allegro, perché anche a 2 chilometri dallo stadio i tifosi del Napoli, ma anche quelli della parte opposta, sarebbero dovuti essere protetti dalle forze dell'ordine. Quindi questi messaggi sono sempre importanti, non è vero che si ripetono sempre le stesse cose, è giusto parlarne, perché parlare significa ricordare certe tragedie come quella di Ciro, ma soprattutto rinfrescare la mente di chi è predisposto ad evitare queste manifestazioni di violenza, ad agire sempre con più decisione. Ecco, mamma Donella diceva giustamente, seminiamo lì dove possiamo, soprattutto vale a dire nelle scuole. Beh, la scuola sicuramente è un veicolo importantissimo, no? Perché è da lì che si inizia a istruire dal punto di vista culturale ma anche educativo. L'educazione civica, l'educazione morale del sentimento è trasmesso ovviamente dagli insegnanti a scuola, soprattutto nelle classi elementari dove i bambini iniziano la loro formazione. E sarebbe secondo me importante se questi eventi venissero anche allargati alle scuole, magari a chiedere la partecipazione dei dirigenti scolastici, degli insegnanti, che possano anche loro trarre degli indirizzi, magari degli insegnamenti nel sentire una mamma che racconta della tragedia del proprio figlio, proprio per insegnare ai bambini che devono crescere quali sono i valori della vita, ma soprattutto qual è il marcio da evitare. Allora Mimmo, io ovviamente non posso sottrarmi ad una cosa, ai microfoni di montedipraceda.com abbiamo un giornalista della Gazzetta dello Sport, lunedì c'è il big match tra Napoli e Inter, non posso non chiederti un pronostico. Ma io credo che così com'è il campionato in questo momento il Napoli non abbia avversari, quindi io do un pronostico con il cuore più che con la razionalità. Mi auguro ovviamente che a vincere sia il Napoli, ma anche se non dovesse arrivare la vittoria comunque non sarebbe nulla di tragico. Perché? Perché il Napoli sta dimostrando di essere una vera forza, non della natura, ma una vera forza tecnica, qualitativa, e ha un organico
di qualità medio-alta. In questo momento credo che insieme alla Fiorentina e alla Roma sia la squadra che ha giocatori di migliore qualità, quindi se si riesce a tenere ancora continuità nei risultati, ho l'impressione che stavolta possa essere l'anno buono. E allora immagino, senza scongiuri, immagino i gesti di Sarri, e allora noi ovviamente ti ringraziamo per questo e ti auguriamo buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Grazie.